Buongiorno a tutti, buongiorno soprattutto ai ragazzi e soprattutto ai ragazzi maturandi, cioè coloro che fra poco più di una settimana affronteranno l'esame di maturità, che quest'anno è davvero diverso da tutti gli altri anni. Io mi chiamo Gianluca Ferrauto, sono un docente di Raffol Milano e mi occupo di formazione comportamentale, di public speaking e di gestione dello stress. Motivo per il quale oggi sono qui a darvi qualche suggerimento, qualche attenzione e magari anche qualche tecnica per affrontare questo esame in modo più consapevole e certamente con minore ansia di quanto probabilmente già ce ne sia. Raffol Milano è un istituto di moda e design assolutamente innovativo nel metodo di lavoro, nell'organizzazione del lavoro e, escluso me, un corpo docente davvero di altissimo livello. Bene, entriamo in argomento e vediamo il titolo di questo video, che è 9 noci. Permettetemi, questo è un teaser, la revelation, cioè il perché e la motivazione delle 9 noci, lo vedremo alla fine di questo video. Per iniziare, parliamo del fatto che dal prossimo esame di maturità molti di voi, tutti coloro che passeranno, diventeranno grandi. Diventare grandi è un momento molto importante, si passa dall'adolescenza all'età adulta e questo è un quadro che rappresenta bene, secondo me, il passaggio delle età. Ci sono tutte e tre le età rappresentate, ci sono i bambini, ci sono gli adulti e ci sono i vecchi. Questo è un quadro di Friedrich, è al museo Kunz di Lipsia e volevo iniziare con un'immagine rilassata e serena perché credo che l'ansia sia una delle emozioni che state vivendo in questo momento. Questo quadro è un'immagine di serenità, i colori sono tenui, è pacato, ci sono le età rappresentate. Quello che vedete qui è una piccola bandiera della Svezia, paese d'origine di Friedrich, quindi è un quadro che ricorda un po' quelle che sono non solo le origini, ma i momenti importanti della vita di questo artista. Diventare grandi, dicevamo, vuol dire, per esempio, compiuti 18 anni, avere la possibilità di guidare la macchina, e cioè la patente. Molti di voi magari sanno già guidare, ma non hanno il permesso per guidare. Diventare grandi significa avere il diritto di voto, cioè sarete chiamati, nella nostra democrazia è questo il sistema che si usa, per andare a votare. E questo non è solo un diritto, mi piace sottolineare che sia anche un dovere. Parliamo di cosa parliamo oggi? Oggi parleremo per esempio delle regole di ingaggio, come funziona l'esame, la commissione docente, interna, esterna, le materie, credo che mediamente siano 8, 9, 10 materie a seconda degli istituti, e il progetto d'esame, no? Che una volta era molto importante. Che cosa devo fare quindi prima dell'esame? E qui la parola d'ordine è preparazione. Che cosa faremo durante l'esame per esprimere la nostra preparazione? Siete stressati? Beh, come vi potreste comportare o come vi dovreste comportare sotto stress? E a chi posso rivolgermi? Ma a me stesso o a chi altro, visto che siete da soli? Quanto sono preparato? Quindi qual è il vostro livello di competenza e di consapevolezza delle vostre capacità? Che cosa vi fa paura? Probabilmente all'inizio avrete anche un po' di disagio nell'affrontare questa prova. Come affrontare la paura? E qui vi racconterò tre regole, vi darò tre regole comportamentali molto importanti che peraltro uso anche nelle aule con i grandi manager. E l'esame, essendo un rito di passaggio, per alcuni può diventare addirittura un momento di paura a diventare grandi. Siamo stati per tanti anni protetti nelle nostre comfort zone, la famiglia, protetti e agevolati da genitori più o meno presenti, adesso abbiamo l'opportunità di andare a vivere da soli e questo lo potremo fare con un bagaglio di competenze, di valori che ci porteremo dietro. Ultimo, ma non meno importante, parleremo del sollievo, del fatto che sia finita. E qui non avrò proprio nessun consiglio da darvi perché su come festeggiare penso che siate molto preparati. Che cosa è cambiato? Allora, molti di voi forse non riconosceranno il televisore che c'è nell'immagine, quel tubo catodico in bianco e nero. Beh, quando ho fatto la maturità io non esisteva internet, non esistevano i social media, non esistevano gli smartphone.
ma esisteva la televisione in bianco e nero. So che fa ridere, ma è così. Quello che invece vedete a destra è uno smartphone di ultima generazione ed è il telefonino con il quale siete nati voi, più o meno diciottenni. Oggi quello vi accompagna in ogni dove, è ovunque con voi, forse fin troppo. Che cosa è cambiato quindi? È cambiata la tecnologia, sono cambiati gli strumenti, ma quello che certamente non è cambiato è lo stato d'animo di ansia, lo stato d'animo di stress in alcuni casi che questo esame comporta. La paura di fare l'esame di maturità è uguale negli anni. Parlando con alcuni di voi, volevo informarmi, come vi dicevo, la maturità l'ho fatta più di 40 anni fa, volevo essere aggiornato e quindi ho chiamato, intervistato un certo numero di ragazzi maturandi, figli di amici o persone conoscenti. Ne ho intervistate circa una decina e quello che è emerso sono queste cose. La confusione, uno stato misto a insicurezza perché sarà la prima volta per tutti. E sarà la prima volta per tutti perché questa emergenza sanitaria che ci è obbligata, che ci è imposta da questa pandemia, ci condizionerà e ci sta condizionando in tante cose che facciamo. L'esame di maturità non poteva non essere condizionato da questa emergenza. E quindi la confusione nel non sapere cosa devo fare, come devo farlo, è un aspetto che andremo magari a analizzare un po' più avanti. Il sollievo, perché comunque siamo alla fine. Ora uno studia, si impegna, lavora per 3, 4, 5 anni per arrivare a un momento in cui qualcuno gli dirà bravo, hai fatto un ottimo lavoro. C'è un po' di preoccupazione perché molti di voi mi hanno detto che hanno dovuto studiare tanto, che c'erano tante materie, tanto lavoro da fare e tutto questo concentrato in poco tempo e sarà concentrato anche nel poco tempo che avrete all'esame. Perché mentre prima erano 3 prove, scritto, orale, prova di progetto, poi la prova in Valsi e quant'altro, oggi avrete tutto concentrato in un'ora, 1 ora e 15 minuti ve la giocate e tutto in orale. L'orale che prima sembrava la parte più semplice dell'esame. Mi ricordo molto spesso si diceva l'ho scritto come è andato, così, ma conto di recuperare con l'orale. Oggi avrete tutto l'orale da fare, ripeto, 1 ora, 1 ora e 15 minuti di esami, solo voi con la commissione. L'informazione è comunque migliorata, all'inizio la confusione era anche data dal fatto che non c'erano tutte le informazioni a disposizione su come si sarebbe svolto l'esame. Beh, cammin facendo, il corpo docente, gli assistenti, i telegiornali, i giornali hanno aggiornato su come si sarebbe svolto l'esame ed essendo stato un aggiornamento costante, oggi siamo abbastanza confidenti di avere chiaro come funzionerà. Dipende da dove vivi, l'ho messo perché intervistando alcuni di voi che abitate in città diverse, grandi, piccole, non tutti in Lombardia, anzi in Lombardia ne ho intervistati veramente soltanto 3 dei 10 con i quali ho avuto la fortuna di chiacchierare, mi hanno detto che per esempio le piccole città avevano problemi diversi dalle grandi città. Un ragazzo che vive nelle Marche mi ha raccontato che una scuola decisamente evoluta sia dal punto di vista tecnologico che dell'affiancamento ai ragazzi, ha fornito a tutti i ragazzi che non lo possedevano un PC portatile da portare a casa per seguire le lezioni. Io non ho evidenze di questo a Milano, eppure a Milano certamente non ha problemi di connessione. Quindi, come vedete, la piccola città, la grande città, la zona, poteva insistere molto su differenti caratteristiche di relazione. Fuori dalla scuola, alcuni di voi mi hanno detto mi sarebbe piaciuto che finita la lezione online, la video lezione, qualcuno mi potesse assistere, mi potesse affiancare, si potesse avvicinare a me. Ecco, questo non è accaduto frequentemente, probabilmente c'erano anche dei limiti dati in prima parte dal lockdown, però questa era una delle richieste che venivano fatte. E un'altra richiesta che mi è stata fatta da uno dei, più che una richiesta, un'altra caratteristica che mi è stata evidenziata da un collega maturando è quello di una guida, una voce saggia che potesse aiutarlo e guidarlo in questa fase di confusione, insicurezza, certezza acquisita nel tempo. Alcuni di voi mi hanno fatto anche una riflessione sulle sigle che sono andate di moda in questo periodo, il CLIL, il PCTO, la DNL, insomma l'alternanza scuola-lavoro, il fatto di non usare una lingua.
è ancora materia in più, c'è ancora qualcosa in più che poteva creare non solo confusione ma massa critica per un ulteriore studio. Ultimo aspetto, ma non meno importante, è la commissione. Commissione interna oggi, a differenza di prima che era una commissione esterna con un solo membro interno, oggi abbiamo l'esatto contrario, l'inverso, e cioè avremo studenti che si riferiranno a commissione di docenti interni, e quindi docenti che vi conoscono, che vi hanno seguito, con un solo membro esterno, magari probabilmente presidente di commissione. Vi faccio una rivelazione ed entro in argomento. Il buongiorno si vede da ciò che hai fatto la sera prima. Questo è il famoso occhio di triglia o pesce bollito. Perché vi dico questo? Perché avvicinandoci all'esame, se posso darvi un suggerimento sul comportamento fisico da tenere, vi suggerirei di evitare la sera prima e le sere prima degli esami di fare tardi, di fumare, mi auguro non lo facciate, di bere ancor meno. Direi anche di mangiare tanto, di stare fuori con gli amici a festeggiare, restate concentrati. Il giorno prima di una importante gara, di una importante performance, anche gli atleti stanno a letto, vanno a letto presto, mangiano il giusto e si comportano bene per essere pronti non solo mentalmente ma anche fisicamente alla prova che dovranno affrontare il giorno dopo. La regola aurea è un passaggio fondamentale che avete già visto nelle riflessioni che abbiamo fatto insieme prima, è la preparazione. La preparazione è la base del successo. Se non si è preparati non si risolvono i problemi, non si superano gli esami, non si fanno i record, non si raggiungono gli obiettivi. La preparazione è alla base del successo e io mi auguro sinceramente che voi siate molto preparati. Esprimere la preparazione è molto importante e durante un esame di maturità è molto importante anche perché avete poco tempo e tante materie da raccogliere e da presentare. Faccio un esempio. Se alla domanda mi può dire che cosa significa H2O e se rispondete dunque sì, aspetti, vediamo, questa la so, cioè non state dando la sensazione di essere ben preparati. Se avete la risposta, datela, datela chiara, datela semplice e datela bene. Se viceversa siete dubbiosi, piuttosto tacete, piuttosto prendetevi una pausa di riflessione e magari usate una tecnica che si chiama perifrasi e riprendete la domanda che il docente vi ha fatto. Scusi professore, lei mi sta chiedendo la formula H2O che significato ha? Questo vi può aiutare non tanto a perdere tempo, ma a riprendere quella concentrazione, quel passaggio mentale che vi può essere utile per dare la risposta giusta. Siccome avete necessità nella vostra valutazione, è previsto che voi riusciate a mettere insieme tutte le materie, a trovare una logica comune, una relazione fra materie che apparentemente possono sembrare diverse, mettere insieme diverse materie è importante, è difficile, non particolarmente se vi siete preparati bene. Anche qui vi faccio un esempio facilissimo. La storia recente ci ha insegnato che molte nazioni hanno subito variazioni governative, addirittura alcune guerre civili. Qualche anno fa esisteva la Jugoslavia. Oggi esiste il Montenegro, la Bosnia, l'Erzegovina, la Croazia e quant'altro. È chiaro che nelle mappe geografiche non c'è più la Jugoslavia, ma ci sono 5-6 stati nuovi. Ecco, questa è una relazione che si può fare fra storia e geografia, ma la storia, la ripartizione in nazioni diverse, come è successo per esempio anche nella cortina russa con l'Uzbekistan, il Tagikistan, la Georgia, l'Ucraina, dove ancora oggi purtroppo ci sono guerre per il potere, questo impatta moltissimo per esempio sulle economie, può impattare moltissimo sulla vita sociale, sulla vita culturale e quindi questa è un'altra relazione che si può fare con pittori, artisti, scrittori di quell'epoca e questo attiene alla materia, che ne so, dell'italiano piuttosto che della lingua straniera. Queste sono relazioni abbastanza facili e sono certo che voi troverete il modo migliore di unire le vostre. Autoconsapevolezza. Questo è un video che vi può aiutare a comprendere il concetto di autoconsapevolezza. Essere consapevoli significa essere presenti a se stessi.
Vediamo il video che cosa ci dice e poi lo commentiamo velocemente. Ed egli vide che ciò era buono. Bene, abbiamo visto il video. Questo video è tratto dal film Una settimana da Dio. Magari qualcuno di voi l'ha visto, Jennifer Aniston, Jim Carrey e Morgan Freeman che fa Dio. Cosa dice Jim Carrey? Jim Carrey è un lagnoso, è un lamentoso, è stanco, è stufo, non gli va bene niente, direi che anche invidioso. E chiede a Dio di dargli una mano, anzi vorrebbe essere Dio. E Dio lo accontenta, lo chiama e gli dice, bene, da adesso sei tu Dio, io sono stanco, voglio prendermi una settimana di vacanza. E lui, correndo indietro, camminando sull'acqua, cosa che ovviamente nessuno di noi è in grado di fare, avete visto che tipo di comportamento ha. Bene, essere consapevoli è molto importante, perché la consapevolezza ci fa restare lucidi, ci fa restare attenti a ciò che facciamo. Tanto è vero che quando uno è fuori di testa si dice inconsapevole o incosciente. Bene, io raccomando la consapevolezza come comportamento perché è estremamente importante, soprattutto quando si è sotto pressione e sotto tensione emotiva. La tensione emotiva può portare addirittura allo stress, ma lo stress, dal termine latino strictus, fu coniato per la prima volta dall'endocrinologo Seyler nel 1930. Ed è poi stato mutuato dalla fisica per indicare lo sforzo o la tensione a cui viene sottoposto un materiale. Questo è quello che c'è scritto. Vi faccio un esempio facilissimo. Voi prendete un cavo, una corda, e cominciate a tirarla, fino a che questa non si spezza. Quell'azione che avete fatto di tiraggio, di tensione, vuol dire che state stressando quell'oggetto. Allo stesso modo un mattone con il quale si costruiscono le case viene schiacciato da un grosso mantice fino a sottoporlo ad una pressione per il quale poi si rompe. Quello è importante per sapere che peso potrà reggere, quanto potrà reggere e in che condizioni. Bene, lo stress però è stato usato negli ultimi anni soprattutto per esprimere un'infinità di stati d'animo e di fenomeni. Da una lieve irritazione o il collo rosso, sono stressato, in realtà semplicemente magari avete messo un golf di una lana scadente, a una vera e propria malattia. Lo stress di per sé è una malattia che può portare alla depressione e va curata da medici. Quindi mi auguro non siate stressati e me lo auguro molto sinceramente, soprattutto in avvicinamento all'esame di maturità. Ma ci sta un po' di ansia, un po' di stato d'animo alterato. E questo ci introduce l'argomento della paura, perché molto spesso lo stress è derivato anche dalla paura. Anzi, la paura è un'emozione primaria che ha come stato iniziale proprio lo stato d'ansia. Ci sono tre modi per affrontare la paura e sono tutti e tre giusti, vi do questa risposta immediata. Fight, combatto, freeze, mi blocco, fly, scappo via. Ora immaginatevi di avere di fronte un orso. Cosa facciamo come approccio? Combattiamo? Beh, non credo. L'uomo più forte che io conosco con un orso probabilmente perderebbe. Mi blocco? Questa è una scelta interessante, probabilmente anche utile. Di fronte a un orso è sano bloccarsi, congelarsi fisicamente, sperando che lui non mi senta, non mi veda, non mi annusi e quindi non mi attacchi. Scappo via? Beh, non lo consiglierei, un orso può viaggiare fino a 50 all'ora e quindi saremmo preda dopo pochi metri. Che cosa è importante allora con l'orso? È importante non combattere, ma in un esame invece è importante combattere e dimostrare di esserci, perché se durante l'esame di maturità vi bloccate, beh certo non fate bella figura. Potete scappare via, ancor meno,
e quindi combattere vuol dire certamente non in tono fisico, quindi non un combattimento corpo a corpo, ma combattete con la vostra preparazione, combattete con le vostre sicurezze, con la vostra lì e combattete con il vostro corpo. Questa è l'immagine dell'H degli All Blacks. Chi è un appassionato di rugby certamente li conosce, ma anche chi non conosce il rugby sa di che cosa parlo. Gli All Blacks sono la squadra neozelandese più forte al mondo, da sempre, stravincono. E che cosa fanno loro? Prima di ogni partita fanno una danza propiziatoria per intimorire l'avversario, per caricarsi mentalmente e psicologicamente. E cosa usano per fare questo? Usano il linguaggio del corpo. Infatti una delle cose è importante nella comunicazione è proprio anche il linguaggio del corpo, e il linguaggio del corpo è molto importante nell'attività sportiva, che però ci obbliga a determinati movimenti. Durante un esame di maturità, quale sarà il linguaggio del corpo più adeguato? Beh, per esempio, sedetevi bene, poggiate la schiena sullo schienale, evitate di sdraiarvi, gambe aperte, appoggiare le mani dove non dovete. Anche quello potrà essere utile durante il vostro esame. Perché? Perché il linguaggio del corpo pare, e lo dimostrano studi scientifici, che arrivi per il 70-80% alla nostra corteccia cerebrale attraverso gli occhi e non tanto attraverso le orecchie. Quindi mentre noi ci affanniamo a verificare, a valutare cosa diciamo, spesso dimentichiamo un aspetto molto importante, che è come lo diciamo. In un esame di maturità mi viene da dire che il corretto equilibrio fra cosa dite e come lo dite potrebbe essere vincente. Quali sono dunque i pilastri, avviandoci alla fine della nostra chiacchierata? La preparazione. La preparazione è fondamentale, direi decisiva, è obbligatoria. Andare ad un esame senza essere preparati vuol dire, purtroppo, nella maggior parte dei casi, non solo non essere consapevoli, ma aggiungerei essere un po' incoscienti, ma soprattutto crea un problema al risultato finale. Come potranno valutarvi positivamente se non vi vedranno preparati i vostri docenti? Occorre avere consapevolezza e confidenza nei propri mezzi. Qui si potrebbe introdurre l'argomento dell'autostima. Non vorrei fare una lezione su questo, però è la confidenza, è la ragionevole certezza, valore che do alla mia persona indipendentemente da vittorie o sconfitte, dall'essere riuscito o non essere riuscito. Non è sempre colpa degli altri, molto spesso può dipendere da noi e solo da noi una buona performance. E purtroppo durante il prossimo esame di maturità voi sarete da soli, non avrete nessuno vicino, non avrete il compagno bravo dal quale magari sbirciare la frase o la formula. Ridurre l'ansia da prestazione facendo leva sulle nostre sicurezze. Questo è un aspetto importante perché molto spesso noi, quando abbiamo paura, non sappiamo come reagire o quantomeno reagiamo in maniera inconsulta, in maniera disorganizzata. In realtà, quando si ha paura, quando si è in uno stato d'ansia, proprio le nostre sicurezze dovrebbero aiutarci. Quindi attacchiamoci a quelle, stiamo stretti su ciò che sappiamo e sappiamo fare bene. Quella cosa ci potrebbe non solo aiutare, ma certamente ci fa ridurre la nostra ansia da prestazione. Esprimere la vostra competenza con numeri, fatti, immagini. Se sapete qualcosa, dettagliatela in modo chiaro, dando delle quantificazioni numeriche, esprimendo dei fatti. È successo nel 1946, quando all'inizio del Novecento ci sono stati due eventi molto importanti. No. Due guerre mondiali, 15-18, 39-46. Dovete dire le cose esattamente come sono, indicandole possibilmente con numeri, dati e fatti precisi. E per quanto possibile usate le immagini. Avete visto che in questo video io ho usato l'occhio da triglia, ho usato l'H degli All Blacks piuttosto che il video di una settimana d'addio. Questo è molto importante perché l'immagine aiuta moltissimo durante la spiegazione e facilita soprattutto la comprensione degli altri per quello che stiamo dicendo. Controllate il vostro corpo, il linguaggio del corpo è importante, anche lui comunica, quindi siate composti, non rilassatevi, non lasciatevi andare, vestitevi come vi sentite, siate voi stessi, non cercate di essere qualcun altro, ma soprattutto cercate di essere adeguati al luogo e all'evento che state vivendo.
e utilizzate tutte le tecniche a disposizione. Se una domanda non è chiara, fate una domanda di verifica. Se volete usare la perifrasi, lei mi ha chiesto la formula di H2H, mi stava chiedendo questo, ribaditelo, ripetetelo. Fate delle pause, per quanto possibile, e respirate bene. Tenete presente che tutto il mondo respira, tutte le persone vive respirano, quindi il respiro è assolutamente normale e naturale. Quindi respirate e evitate di andare in tachicardia, questa cosa potrebbe non aiutare, anche perché potrebbe dare, proprio per il problema del linguaggio del corpo, un'immagine di tensione, di impreparazione, e questo è quello che noi non vogliamo per nessuno di voi. Ultimo, ma non meno importante, mi viene da dire, superato l'esame, andate a festeggiare, godetevela. Il viaggio di maturità è qualcosa che poi ognuno di noi ricorda per tutta la vita. Quindi davvero, con tutta la possibile, con tutti gli auguri che vi posso fare, fatelo bene, perché vi divertirete molto anche dopo. Perché nove noci? Questa è la revelation del teaser che vi avevo detto all'inizio per il titolo del video. Secondo una ricerca pubblicata sul Journal of the American College of Nutrition, sarebbe sufficiente sgranocchiare nove noci, noce più, noce meno, per abbassare il livello di stress o addirittura ridurlo. Questo vuol dire che da domani vi vedo mangiare le noci, ma perché no? Magari a qualcuno faranno davvero molto bene. Bene signori, io vi ringrazio moltissimo, vi ringrazio del tempo che dedicherete all'ascolto di questo video, vi ringrazio a nome mio, vi ringrazio a nome di Raffle e auguro a tutti un sincero in bocca al lupo per il prossimo esame di maturità. Ciao, grazie.